Ben ritrovati amici di tuttoandroid.net, siamo in questa location anche abbastanza carina, suggestiva, per l'evento di Qualcomm che si è appena concluso. Qui non sono stati presentati prodotti veri e propri a brand Qualcomm, ma alcuni reference, come per esempio questo, che ci dà l'idea di quelle che saranno le possibilità delle nuove piattaforme hardware di Qualcomm. In particolare si è parlato di Smart Home, quindi la possibilità di integrare i processori di Qualcomm all'interno dell'Internet of Things e cose legate comunque alla fruizione di tutti i giorni in casa, e anche sui wearable, in particolare per una piattaforma che si chiama Snapdragon Wear, un piccolo processore che potrebbe essere integrato a bordo di alcuni smartwatch, e già ce ne sono alcuni, per esempio di Fossil, capaci di tracciare un po' le vostre attività. Però forse l'aspetto più interessante è questo, un reference model che Alberto vi spiegherà più nel dettaglio. Allora, questo è lo Snapdragon VR820, il nome ovviamente, come fa a intendere, fa capire che si tratta di un visore VR accompagnato dallo Snapdragon 820 che già conosciamo e che è un processore studiato apposta anche per la realtà virtuale. È un reference model con tante novità, dunque non è un prodotto che arriverà sul mercato, è per dare ai produttori un modello di riferimento per il campo VR sul mobile. Quali sono le specifiche? Beh, ha due schermi integrati all'interno, ogni occhio ha 1400x1400 pixel, dunque una densità veramente elevatissima, e oltre a questo ha un sistema di eye tracking che permette di avere una visione dell'ambiente praticamente reale. Ha delle fotocamere frontali che vi permettono di avere realtà aumentata oltre alla realtà virtuale, e oltre a questo ha un sistema audio biaurale, e dunque va a sentirsi totalmente l'audio come se vi circondasse l'ambiente virtuale, come se fosse un ambiente reale appunto. L'abbiamo appena testato entrambi, allora passiamo a Matteo. Come ti è sembrata questa esperienza VR di Bello, e diciamo che la cosa che è più particolare è il sistema audio, perché all'interno di questi VR, nonostante la risoluzione non sia ancora proprio esagerata da quella che siamo abituati a vedere sugli schermi, però diciamo che avere un surround audio molto coinvolgente e sincronizzato con il video riesce a creare un'esperienza anche bella coinvolgente, insomma mi è piaciuto. Poi c'era una bella animazione carina con lo Snapdragon di Qualcomm che ti sputava il fuoco addosso, insomma una cosa divertente. Sì, esatto, e aggiungo comunque che rispetto, che ne so, a un normalissimo cardboard, questo è molto più immersivo perché le immagini sono veramente fluidissime, generate in 3D al momento, e dunque si tratta veramente di un'esperienza che sarà interessante andare a provare magari anche con Google Daydream, che esatto, dovrà arrivare veramente a breve anche con Nougat. Quindi direi che abbiamo detto praticamente tutto, era un video un po' per dirvi le novità che porterà in futuro Qualcomm, speriamo vi sia piaciuto, e noi ci vediamo come sempre ai soliti video di IFA 2016. Un saluto da Alberto e Matteo per tuttoandroid.net.